E cominciamo la nostra trasmissione con queste parole. Oggi ho avuto un incontro con dei ragazzi di Bologna, vogliono fare i campionati mondiali antirazzisti a Riace. Questo è un segno bellissimo, per il significato che rappresenta. E poi ti voglio dire, come messaggio di speranza, che nonostante tutto quello che ho descritto, a Riace in questo periodo sono arrivate delle persone disperate, no? Non lo so come, sono arrivate, le case ci sono, sono nate tre bambini, la vita continua, non si può fermare. Così parlava qualche settimana fa l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, e noi nella cittadina calabra andiamo oggi, perché siamo a poche ore dal calcio d'inizio dei mondiali antirazzisti promossi dalla UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Ormai un appuntamento fisso di ogni estate, da sempre un cantiere aperto, o meglio una carovana itinerante per l'Italia con un carico importante, si chiama Valore Sociale dello Sport e si legge in tutte le lingue del mondo. Una serie di iniziative raccolte nell'almanacco antirazzista WISP, che ha preso il via da aprile, ha fatto tappe in molte città, da Milano con Mediterraneo Antirazzista, poi a Matera, che ha saputo collegare cultura, sport e integrazione. Ora i mondiali antirazzisti sono pronti a sbarcare a Riace, in provincia di Reggio Calabria, dopo essere andati in scena nella sede storica di Bosco Albergati, in provincia di Modena, tra maggio e giugno scorso, in attesa di toccare Prato domani, Collealbeato Brescia domenica e Firenze a settembre. La tappa centrale di quest'anno sarà, dicevamo, quella di Riace, città nota in tutto il mondo per aver saputo promuovere esperienze di accoglienza, integrazione e di rilancio del territorio. Il fischio d'inizio verrà dato oggi pomeriggio alle 16, poi alle 21 di domani si terrà presso l'anfiteatro, sempre di Riace, un incontro con tutte le squadre, con musiche e interventi. Poi le fasi finali si terranno invece domenica mattina 7 luglio con il termine dei tornei e le premiazioni intorno alle 13. Non solo calcio in programma infatti in questi tre giorni, tornei di pallavolo, di basket e di beach rugby. Da Bologna è prevista anche la partenza di 4 autobus con squadre degli avvocati di strada, di Piazza Grande e tante altre esperienze sociali. Da Napoli ci saranno gli Afro Napoli United, da Bologna all'Arca di Noè con i ragazzi dello Sprara del capoluogo emiliano, da Torino la squadra IEP con i ragazzi che vivono e lavorano nel quartiere multietnico di Porta Palazzo. Inoltre parteciperanno anche squadre della Calabria formate da gruppi di amici e delle locali Sprar, che è il sistema di protezione per i rifugiati e i richiedenti asilo organizzati dagli enti locali. Insomma, la Calabria tutta unita per questa edizione, questa 23esima edizione dei mondiali antirazzisti. E per raccontarci anche meglio lo spirito dei mondiali abbiamo sentito il presidente della WISP, Vincenzo Manco. È da qualche tempo che nel nostro paese si respira un'aria pesante, e onestamente non dovuta solo ed esclusivamente a provvedimenti di tipo, diciamo, politico, normativo, istituzionale da parte del governo, ma c'è, appare almeno, una cultura diffusa che sembra anche maggioritaria, razzista, discriminatoria, che cerca, diciamo, di lanciare segnali che escludono e che invitano a tutti ad individuare necessariamente un nemico. La WISP da sempre è contraria ad un'idea di società di questo tipo, prevede e pratica con le proprie attività e la propria proposta sportiva un'idea invece completamente diversa, quindi un'idea di convivenza, di pace tra popoli e quindi di accoglienza. Dopo Bosco Albergati era importante quindi quest'anno dare un ulteriore segnale costruendo un almanacco delle iniziative antirazziste, e all'interno dell'almanacco delle iniziative antirazziste una tappa dei mondiali antirazzisti proprio a Riace, che è
come ormai tutto il mondo sa, è stata, diciamo, una grande esperienza di accoglienza e ancora oggi è ricordata, diciamo, è riconosciuta per questo. Ecco, è stata, purtroppo hai usato questo tempo verbale al passato, perché invece purtroppo questa città, questo modello di accoglienza, come ricordavi, conosciuto anche in tutto il mondo, perché era diventato veramente un esempio da seguire, è stato completamente smantellato da questo governo. Quindi ovviamente anche il valore politico, no, è un valore importante riportare lì, in quell'Ariace dove non c'è più Mimmo Lucano. Assolutamente sì, perché dare oggi il calcio d'inizio dei mondiali antirazzisti a Riace vuol dire esattamente questo: far ritornare i giusti riflettori, diciamo, senza esaltare o utilizzare in modo demagogico, diciamo, quell'esperienza, ma con grande razionalità e con grande riconoscimento dire che quella cittadina, tra l'altro io ringrazio anche l'attuale sindaco che ci ha dato la disponibilità, diciamo, di poter svolgere, mettendoci a disposizione spazi e servizi, anche diciamo, l'esperienza, la prima esperienza appunto di quest'anno a Riace, e assolutamente, ecco, questo nostro, come dire, impegno legato proprio a continuare a tenere aperta una discussione su quel tipo di esperienza che, ricordo a tutti, è bene ricordare a tutti, non è stato soltanto un intervento sull'accoglienza. Quello alla fine degli anni 90 è stato, diciamo, un po' un inizio che ha dato il là a tutta una serie però di misure che hanno costruito lavoro, che hanno costruito convivenza, che hanno anche costruito, come dire, la possibilità di mantenere, ecco, lì una popolazione, perché come tutti sappiamo noi Riace era un paesino che si stava sostanzialmente spopolando. L'intervento del sindaco Mimmo Lucano ha dato un po' anche un segnale a tutti, credo, di come si possa fare accoglienza e di come quell'accoglienza può diventare anche volano appunto di convivenza, di sviluppo e anche di lavoro, come è accaduto appunto a Riace. Vincenzo Manco, lo sport spesso, lo diciamo sempre, la cartina, no, di tornasole anche della nostra società, e spesso purtroppo sugli spalti anche di una partita di calcio, di basket o di altri sport si assistono ad episodi razzisti che nulla hanno a che vedere con lo sport. Contro tutto questo, lo dicevi anche tu prima, la WISP porta avanti da tempo immemore questa battaglia anche di sensibilizzazione, una battaglia culturale per arginare il fenomeno. Ti chiedo, a che punto siamo di questo processo nell'Italia del 2019? Intanto mi piace ricordare che nel messaggio di fine anno 2018 del Presidente della Repubblica, lo stesso ha fatto un passaggio particolarmente interessante, cercando di unire proprio appunto i due fenomeni, rivolgendosi ai casi di teppismo negli stadi di calcio e quindi anche di razzismo e di violenza. Ha apostrofato i teppisti e poi dicendo in quel passaggio: lo sport è altro. Ecco, in quello sport è altro del Presidente della Repubblica c'è tutto, credo, l'impegno di un'associazione come la WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che a proposito del Presidente della Repubblica ha 71 anni come la nostra, diciamo, Costituzione italiana. Noi siamo nati nel 1948, mi piace sempre ricordarlo. Ed è sicuramente un fenomeno sul quale è necessario investire ancora di più. Ci sono c'è un iter parlamentare che sta cercando appunto di intervenire sui temi della violenza negli stadi, su quelli che possono essere anche le contromisure per poterlo arginare. È evidente che per un'associazione come la WISP non è mai sufficiente, forse a volte neanche necessario, però degli interventi normativi, sicuramente anche repressivi, bisognerà prevederli, ma non è mai sufficiente questo, perché è necessario accompagnare percorsi di partecipazione e di cultura sportiva, di accoglienza, di fair play, di rispetto dell'avversario, di etica della sconfitta, che devono essere costruiti all'interno delle politiche pubbliche, nel rapporto sussidiario con enti di promozione sportiva appunto come la WISP, e quindi come coloro che davvero si impegnano su questo fronte, e associazioni di territorio che hanno tutto l'interesse appunto a promuovere
affinché la partita di calcio, l'evento sportivo, anche quello spettacolare, sia appunto un evento legato soprattutto al divertimento e non allo sfogo o alla necessità, diciamo, di produrre atti di violenza e di sfogarsi contro qualcuno. Quindi sicurezza e intervento, diciamo, normativo sì, ma altrettanto, laddove sia necessario, ma altrettanto accompagnato da interventi e percorsi culturali, proprio formativi, educativi, coinvolgendo anche il tifo popolare del nostro paese. Ora una domanda che spesso faccio ai miei interlocutori quando si parla di terzo settore, proprio visto anche il clima cupo e ostile, ne abbiamo parlato in questa chiacchierata in cui stiamo vivendo sul fronte accoglienza e integrazione, ma non solo. Quanto è importante oggi, anche per una grandissima associazione come la UISP, fare rete tra le realtà, tra le altre realtà del no profit? Credo di sfondare una porta aperta con la UISP e con te in particolare, perché è quello che fate quotidianamente. Noi abbiamo sempre creduto nella necessità di agire all'interno delle reti sociali. Oggi più che mai si commetterebbe un errore enorme ad immaginare un'autosufficienza o anche autocelebrazioni che non farebbero bene a nessuno. E con la riforma del terzo settore ancora di più. Quella è una riforma che invita, credo, non solo lo sport sociale, quindi il movimento sportivo, diciamo, di base, ma tutti i soggetti di terzo settore che, secondo appunto dati Istat, sono 340.000 circa nel nostro paese. C'è, come dire, quella riforma indica quali possono essere i nodi, i presupposti sui quali rifondare e rilanciare una identità comune di tutti i soggetti del terzo settore, quindi della promozione sociale, del volontariato, dell'impresa sociale, della cooperazione sociale, perché oggi più che mai il rapporto, così come è previsto dall'articolo 118 della nostra Costituzione, sussidiario dei soggetti di terzo settore con le politiche pubbliche, ha bisogno di costruire reti e quindi di mettere a disposizione ciò che ognuno di noi da tempo fa e magari fa anche bene. Questo chiaramente ce lo dirà il pubblico, ce lo diranno le istituzioni, perché le norme previste dalla riforma indicano anche questo, però è necessario porsi nella condizione, se vogliamo ancora, diciamo, stare sul tema per esempio dell'accoglienza, un'associazione come la UISP ha bisogno di interagire costantemente con le ONG che oggi in modo sbagliato vengono criminalizzate al netto poi di quelle che possono essere, diciamo, le azioni tra virgolette non corrette, ma le ONG sono uno dei soggetti del terzo settore italiano che fanno del bene e non, diciamo, devono essere criminalizzate in modo generalizzato. In conclusione, davvero siamo a pochissime ore dal calcio d'inizio che verrà dato alle ore 16 di oggi dal presidente della UISP Manco. Quale augurio di questa edizione di Riace dei Mondiali Antirazzisti? E oggi abbiamo ricevuto una notizia bella, io la definirei tale: il CIP di Agrigento ha ritenuto non colpevole, quindi, diciamo, alla comandante della Sea Watch Carola Rackete. Io credo che sia, ecco, questa notizia insieme al calcio d'inizio dei mondiali antirazzisti di Riace un bel segnale da lanciare al paese, a tutto il mondo, appunto, non solo dello sport sociale, del terzo settore, ma alle istituzioni, alle reti sociali, per dire che noi dobbiamo costantemente costruire dei momenti e attraverso il calcio d'inizio dei mondiali antirazzisti lo si può, diciamo, recepire ancora di più e ancora meglio costruire appunto momenti di inclusione, di convivenza, di pacificazione tra le diverse culture e anche, diciamo, tra i diversi modi di pensare al nostro interno e nel nostro stesso paese. Questo credo che sia l'augurio più bello. Non siamo soli, c'è qualcuno che si chiama Papa Francesco, quindi siamo, diciamo, molto in alto, è come Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, e tantissime altre, diciamo, istituzioni che invitano a questo. Ecco, noi facciamo parte
di queste persone, apparteniamo a questa cultura e il calcio d'inizio dei mondiali antirazzisti di questo pomeriggio alle 16 a Riace ha sostanzialmente questo significato da lanciare. E questo era Vincenzo Manco, presidente nazionale della UISP, ma cosa significa portare oggi i mondiali antirazzisti in Calabria? A rispondere Riccardo Elia, responsabile UISP Calabria, proprio per i mondiali antirazzisti a Riace. Un appuntamento importante che vedrà schierata tutta la UISP calabrese con i suoi territoriali, e da questi territoriali già pervengono diverse iscrizioni delle associazioni del territorio che vogliono prendere parte alle iniziative, alle attività previste, come la pallavolo, la pallacanestro e il calcio. È un momento, ripeto, importante, vogliamo che riesca al meglio, soprattutto in un territorio particolare come Riace, e soprattutto vogliamo che attraverso lo sport siano veicolati messaggi importantissimi come la solidarietà, l'aggregazione, l'integrazione, quindi contro ogni forma di discriminazione, e che sia lo sport a prevalere su tutto. E ringraziamo ancora Riccardo Elia, responsabile UISP Calabria per i mondiali antirazzisti a Riace. In Calabria, come dicevamo, si sta lavorando con passione per la buona riuscita di questa tappa dei mondiali antirazzisti. A Riace non poteva che rispondere presente, come sottolinea Nuccio Calabrò, presidente della UISP di Reggio Calabria. Questa è la grande opportunità che abbiamo con UISP in Calabria. Ringraziamo tutta la struttura nazionale per aver fatto questa tappa a Riace, che è un po' il simbolo dell'integrazione, dell'inclusione di questi immigrati che giungono in Italia con tante difficoltà. Già noi come UISP, nei nostri campionati accogliamo molti giocatori che vengono da paesi e case comunitari, e questa è un'occasione per allargare gli orizzonti dello sport UISP al mondo di questi immigrati che giungono in Italia con tante sofferenze e con tante aspettative. Noi come UISP attraverso lo sport vogliamo aiutare all'integrazione, all'inclusione nel nostro tessuto sociale calabrese. Ringrazio tutte le società che partecipano a questa iniziativa, è un ringraziamento particolare al responsabile Riccardo Elia, che insieme alla società nazionale sta organizzando al meglio queste Olimpiadi. E queste erano le parole di Nuccio Calabrò, presidente UISP Reggio Calabria, ma un po' tutte le province della regione sono al lavoro per questi 3 giorni di tappa a Riace. Allora sentiamo Felice Izzi, presidente UISP Catanzaro. Tutto questo si fa perché siamo convinti che lo sport debba essere inclusivo e debba integrare. Non è importante il colore della pelle che è sotto le magliette di un atleta, se bianco o nera. È importante la passione che ci si mette, la voglia di stare insieme, di unire. E infatti lo sport per tutti, può servire proprio a questo. Noi cerchiamo di sensibilizzare in questo senso e speriamo in una grande partecipazione di tutti e tutti i comitati. E la voce che abbiamo ascoltato è quella del presidente UISP Catanzaro Felice Izzi, e noi ringraziamo per questo e anche gli altri sonori il lavoro di Ivano Maiorella, di Francesco Pratico e di Riccardo Elia.